Allora, mentre aspettiamo ancora questi qualche minuto canonico, anche perché deve qualcuno che sappiamo che deve esserci poi alla fine, non è ancora arrivato ma arriverà, introduco la serata. Perché nasce questa serata? Beh, innanzitutto è il nostro, come orchestra del liceo musicale Plana, per quanto riguarda la sezione fiati e percussioni, è il nostro modo di farvi gli auguri di buone feste. E quindi, come anche è stato fatto l'anno scorso, si sono organizzati appuntamenti specifici per farci gli auguri di buon Natale, buon anno con le famiglie, con gli appassionati che ci seguono e con tutti noi. Questo è il primo di due appuntamenti, il secondo sarà la prossima settimana, dove Luca Serapiglio, il mio collega. Luca non c'è. Ok, comunque sarà il 20 di dicembre. Volevo invitare il mio collega perché ho avuto queste idee insieme, ma per quanto riguarda il 20 dicembre, vi dicevo, saranno i protagonisti gli strumenti ad arco, coro, musica da camera, quindi diciamo così gli archi e le voci, gli strumenti a corda. Noi questa sera abbiamo fatto una serata nostra. Perché abbiamo fatto una serata nostra? Non perché vogliamo fare diversi dagli altri, ma perché è importante che conosciate il motivo per il quale abbiamo dato vita a questo gemellaggio e che sarà il primo di una lunga serie. Perché noi come gruppo Fiati abbiamo una, come si può dire, una tradizione molto importante, che è quella delle bande musicali. E quella che noi abbiamo creato è sostanzialmente niente, non è niente di diverso che appunto una banda. Noi la chiamiamo ensemble di fiati percussioni, ma nient'altro è che una banda. E siamo una banda giovanissima, perché è nata solamente un anno fa. E mentre invece compagini come quella di Cassina, che dopo vi presenterò bene, e quelle che abbiamo intenzione di chiamare negli anni prossimi, sono bande che hanno decine e decine di anni di attività. Quindi abbiamo bisogno di imparare, abbiamo bisogno di andare a scuola noi stessi, perché la banda è una scuola, e è una scuola che si snoda nei secoli, che ha permesso la diffusione della musica ad un livello popolare come nessun'altra radio al mondo. Nell'Ottocento tutti i temi d'opera, le marce erano sconosciute solo grazie alle bande. E quindi noi abbiamo bisogno di connetterci con questo tessuto qua. Il legame col territorio è essenziale e abbiamo bisogno di imparare dalle formazioni che hanno molti più anni di noi, che hanno organici con persone di età molto diverse, dai più giovani ai più anziani, e soprattutto abbiamo bisogno di entrare in quella dimensione dove la musica parla unicamente alla tradizione, e vogliamo entrare in contatto con questo mondo. Solitamente le scuole, come ad esempio se si pensa al conservatorio, se cercano di elevarsi perché ci si sente belli e bravi, perché si fanno le cose difficili, allora in realtà nulla potrebbe essere al vertice della piramide se non c'è la base sotto. E abbiamo scelto di partire dalla base. Ci sembra una bella lezione di vita e una bella lezione che è fondamentale per imparare nuove cose da gruppi che hanno molta più esperienza di noi. Abbiamo deciso di iniziare questa serie di eventi con la banda Francesco Solia di Cassine, una banda che poi insomma, si presenta da sé, nel senso che è una banda storicamente molto importante, presente sul territorio da molto, e con i quali abbiamo avuto una collaborazione anche a livello di componenti, perché quando abbiamo bisogno di rinforzi chiamiamo sempre personaggi appunto come Marta, che viene sempre a darci una mano. Abbiamo detto ok, cominciamo da loro, e abbiamo dato vita a questa collaborazione dove abbiamo, come potete vedere, permesso e caldeggiato i nostri ragazzi a venire a suonare nelle bande della provincia. E questo perché hanno bisogno di imparare, hanno bisogno di farsi conoscere, hanno bisogno di imparare un ambiente sano, fuori dalle mura protette, un po' austere che si circondano qua, no? Nella nostra scuola, dove i nostri ragazzi sono in qualche modo giustamente coccolati e valorizzati. E il modo migliore per iniziare a fare esperienza è quello di metterli a contatto con delle realtà sane e dalle lunghe tradizioni, come appunto le bande, che rappresentano l'anima per i nostri strumenti a fiato. Sono veramente queste formazioni che hanno garantito una grande tradizione musicale dei nostri paesi.
Quindi innanzitutto vorrei veramente che regalaste un grandissimo applauso a questa banda che ha accettato il vostro invito. Il professor Serapiglio ci tiene a salutarvi, ecco, è arrivato. Buonasera a tutti. Credo che sia stato già detto tutto quanto, quindi semplicemente mi unisco ai saluti e lo dirà ai ragazzi che stiamo cercando di prepararci per il concerto. Siamo iniziati, no? Quindi grazie di essere qui e buonasera. Ho una serie di persone da invitare a, insomma, mi sono qui a parlare e a darvi il benvenuto, ma in primis vorrei effettuare i ringraziamenti di rito che sono doverosi e prima di appunto iniziare questo concerto è fondamentale. Quindi innanzitutto, come avete già potuto vedere dal PowerPoint, un ringraziamento all'istituzione del liceo musicale Sergio Plana e in particolar modo al dirigente Roberto Grenna, che non è presente, ma è presente la vicepresidente professoressa Pintus, che è dietro qui con me a salutare il pubblico e a cui tributerei un grande applauso. Grazie a tutti. Io non voglio dire troppe parole e rubare tantomeno tempo alla buona e bella musica che andremo a sentire. Vi porgo però i saluti del mio dirigente scolastico che non è potuto essere qui, mi prega di porgervi anche i suoi auguri per le vacanze, per Natale e benvenuti a tutti, una buona serata. Grazie. Un saluto per la professoressa Rita Rossa. Grazie ai colleghi, è un piacere lavorare insieme con loro, è un piacere stringere e intrecciare i destini di un percorso formativo ed educativo che fondamentalmente per noi è un obiettivo, quello di rendere i ragazzi liberi con un pensiero critico, capace di fare delle scelte, di ammirare il bello, perché si dice il bello potrà salvare il mondo, e io credo che anche la musica sia uno di questi elementi ed è ciò che accomuna questo istituto complessivamente, il nostro e i percorsi di studio che si fanno al Saluzzo, e poi si intrecciano storie umane, e quindi questo è un modo per darsi molto, e anche per noi insegnanti è un modo di imparare dai colleghi e anche dai nostri allievi, quindi è sicuramente un piacere, un onore accrescere anche queste esperienze, il nostro bagaglio personale. Quindi grazie a tutti voi e buone feste. Ho detto che non avrei parlato tanto, però essendo nuova un po' della scuola, del musicale soprattutto, io questo girava nei corridoi, ora non la vedo, un po' quella che è stata l'anima in questi anni, soprattutto per il liceo musicale, vorrei che facessimo dunque un applauso alla professoressa Borsani. E in conclusione, ovviamente il nostro coordinatore, il nostro referente, anima di questo liceo musicale, il professor Enrico Pesce, che inviterei a... E Alessandria, l'Italia, del mondo, ma anche i nostri docenti giovani come Simone, come Luca e gli altri bravissimi docenti, sono loro il futuro del liceo musicale, perché noi siamo quasi posti per la pensione, sono loro, grazie a loro possiamo decollare. Grazie.